Le cose d'ogni giorno raccontano segreti a chi le sa guardare ed ascoltare. Per fare un tavolo ci vuole il legno. È stato un vero e proprio esperimento quello che quest'anno ha interessato due campi di proprietà dell'Università Agraria dati in concessione ad un panificio perché ne utilizzasse il grano e la farina prodotti per realizzare un pane a chilometri zero. Siamo a Manziana, piccolo comune dell'Agro Romano, un tempo a vocazione prevalentemente agricola, ora alla ricerca delle sue antiche radici. A portare avanti il progetto è un giovane panificatore nato e cresciuto qui da una famiglia di fornai da tre generazioni. Eccolo qua. Questo è il grano che abbiamo raccolto nei nostri terreni per il progetto appunto Pane a Chilometri Zero, il pane di Manziana. È un grano a cui tengo molto, è un grano di cui sono geloso e me lo tengo conservato qua in questo magazzino. Si tratta di due qualità di grano italiano, il grano Avorio e Adelaide, e che mi sono stati consigliati nel momento della semina dal mugnaio, che poi adesso si occupa della macinatura del grano. E in virtù dei terreni tufacei che andavamo a seminare, la scelta è ricaduta su questi due tipi di grano. Non è certo un'iniziativa di grande business. Con il ricavato del raccolto, 120 quintali di chicchi, si sono ottenuti 85 quintali di farina, abbastanza per sfornare una trentina di pagnotte al giorno. Ma quel che si capisce è che in un momento nel quale la filiera del pane è in crisi, perché in crisi è tutto il settore dei mulini, a causa della forte concorrenza di farine provenienti dal mercato straniero che offrono prezzi più bassi al commercio all'ingrosso, l'idea di un pane a chilometri zero, tutto prodotto nel raggio di 13 chilometri dal punto vendita, è un'idea che realizza un doppio obiettivo: il cibo biologico e la valorizzazione delle tradizioni locali. Ecco perché un mazzo di spighe del primo raccolto ora adorna il negozio che affianca il laboratorio. Salve, ciao. Ciao, senta, io ho sentito parlare del pane a chilometri zero. Sì, è questo tipo di pane qua. Sciapo. Abbiamo scelto il pane sciapo perché nella tradizione culturale di questo territorio è il pane sciapo il principe delle nostre tavole. Abbiamo deciso di fare questa pagnotta, un chilo circa, e soprattutto abbiamo puntato sul lievito naturale. Questo pane è fatto proprio come si faceva una volta, quindi col grano del posto e con il lievito naturale. Il sacrificio c'è, ma la ricerca comunque di uno standard qualitativo è l'obiettivo che ci dobbiamo prefiggere. Io sono la terza generazione di fornai, mio padre prima di me, Orlando, e mio nonno prima ancora di lui, del quale io porto il nome, Domenico, ha iniziato negli anni 30 a fare pane. Mio padre mi chiamava sotto la finestra di casa, no? E mi diceva, Orlando, mi chiamava così a voce, no? Perché io sono del 38, avevo 10 anni. Orlando, sono le 4 e ancora dormi. Erano le 4 di mattina e ancora dormiva, pensa un po'. Ero piccolo. Ho cominciato a fare questo mestiere, l'ho trasmesso, come dico, a mio figlio. Mio figlio si è dedicato e ha tirato fuori questo bel prodotto. La lavorazione del pane si fa di notte, è un mestiere duro, che oggi può giovarsi di tecnologie che aiutano, ma se si vuole rispettare la tradizione è necessario tornare all'artigianalità originaria. In fondo la ricetta del pane è semplicissima, farina e acqua, ma tempi, dosi, gesti imparati e affinati in secoli di esperienza fanno la differenza e come. Fino a pochi anni fa, fra Roma e provincia erano attivi 1300 panifici, ora sono ridotti a 800. La crisi c'è e si sente. Io ho scoperto, presentando questo prodotto e quindi interagendo molto di più con le persone, dallo scorso anno abbiamo iniziato anche a essere presenti sui vari mezzi di comunicazione, quindi internet, eccetera, io ho notato una grandissima attenzione da parte della gente. Fare un pane come questo è più laborioso,
perché la lievitazione naturale obbliga a tempi di preparazione più lunghi, ma questa non è una grande novità. Quello a cui punta il progetto del pane di Manziana a chilometri zero è espandere la lavorazione con farine locali, seminate, coltivate e raccolte nell'agro del paese a tutte le aziende del territorio, in modo da presentare la candidatura ad un marchio DOP, IGP, che faccia da volano anche alle bellezze che Manziana può offrire al turismo responsabile. Il progetto pane a chilometri zero nasce appunto dalla voglia di riscoprire quelli che sono dei valori della tradizione e della cultura del nostro territorio, perché potrebbe fungere da volano per altre attività che seguano questa iniziativa per la riscoperta del nostro territorio anche in virtù di un discorso commerciale, turistico.